Buongiorno a tutti quanti. Siamo arrivati alla prima domenica d'Avvento e abbiamo come tradizione la nostra cotta natalizia. Vi ricordate come si chiamano le candele, vero? Ce l'avete scritto pure là sopra. Le candele che accenderemo oggi, accenderemo per le prossime quattro domeniche, una candela per volta, fino ad accendere la candela centrale, che è la candela di Gesù, la candela della luce. Queste quattro candele sono dei simboli, come una volta abbiamo detto, non c'è niente di sacro o di taumaturgico in quello che facciamo, lo facciamo per ricordare, è un ricordo. E è un ricordo di qualche cosa che realmente è accaduto, è un evento che ha cambiato la nostra vita portandoci speranza, fede, gioia e pace. Per questo che accendiamo la prima candela questa domenica di Avvento, che è la candela della speranza. Speranza. Chi è che di voi ha già tirato fuori gli addobbi di Natale? Speranza. E giustamente la speranza ha tirato fuori gli addobbi di Natale. Chi userà quelli della... Facciamo una statistica. Chi userà quelli dell'anno vecchio? Tradizionalisti. Chi è che ne ha comperato e ne deve comprare di nuove? Nessuno, bravissimi, dice. Chi è che non farà addobbi luminosi in senso assoluto? Siamo tutti quanti di quelli che fanno gli addobbi luminosi. Allora, in qualsiasi cosa, in qualsiasi modo la pensiate, la vediate, circa le luci di Natale, che facciate il presente o no, che facciate l'albero o no, non potrete fare a meno di essere attorniati, completamente attorniati, da decorazioni luminose tipo questa nella vostra. Questa è a Orvieto, hanno fatto questa installazione, ci si può andare a Orvieto adesso? Possiamo attraversare? No, non possiamo attraversare perché è ancora arancione, penso. C'è questa installazione luminosa che è molto bella. A casa nostra la tradizione vuole che l'albero di Natale e il presente si faccia rigorosamente l'8 di dicembre, e sulle note, con in sottofondo le note di Michael Bublé, vero? Senza, un Natale senza Michael Bublé non è Natale. Io, essendo italiano, mi occupo del presente, mia moglie di anglosassone si occupa dell'albero del Natale. Allora, c'è qualcosa di sacro in questo? Nel presente dell'albero del Natale? No. No, no. Sono dei ricordi. Certamente a me il presepe mi ricorda di quando ero bambino, e il nostro presepe, mi ricordo, era enorme, vero Maria? Sto parlando a mia mamma. Occupava quasi tutta una stanza, e all'epoca mio fratello, che già era un genio nel fai da te, faceva una volta di carta cielo da cui spuntavano le lucine colorate con le lampadine che facevano intermittenza, e meno male che non c'è mai stato un cortocircuito, altrimenti era a fuoco tutta fatta a casa. Era enorme. L'albero era un pochino più piccolo, però era pieno. Vi ricordate di quelle palle colorate che erano di mia nonna, quelle con l'angioletto dentro, oppure il panorama innevato, bellissime. Purtroppo nell'epoca si sono perse quasi tutte, sono andate rotte. E in sommità c'era una stella di Natale che da sola consumava un kilowatt, era enorme, era grandissima, illuminata, e sinceramente all'epoca non capivo molto del perché si mettessero le luci sul presepe e sull'albero di Natale. Era una tradizione, anche se una buona tradizione, era una tradizione, non sapevo di che cosa si trattasse. Ora, se leggete sul web, troverete decine di spiegazioni sul perché di queste tradizioni, sia di quelli che la pensano che è una cosa buona, sia di quelli che la pensano che è una cosa cattiva.
tranquilli, non sono qui oggi a voler discutere del fatto del presepe sì, albero no, meglio tutte e due, meglio nessuno, queste sono cose di cui non voglio discutere. Quello che mi interessa oggi è riflettere assieme a voi sul perché, che cosa c'è, se c'è qualcosa, mi torni indietro di una slide, del perché, cosa c'è oltre le luci, cosa ci sia oltre questa tradizione che noi abbiamo acquisito di fare le cose illuminate, se c'è qualche cosa, se c'è qualcosa che vada oltre la semplice bellezza delle luci colorate e intermittenti. Ma cosa c'è oltre le luci? Se leggete l'Antico Testamento troverete che Dio aveva disseminato l'anno del suo popolo di decine di feste. Ce n'era una ogni fine settimana, le più importanti, gli asini, capanne, la Pentecoste, la Pasqua, ovviamente, l'espiazione, eccetera. Ce n'erano tantissimi. Ora, secondo voi, a Dio servivano quelle festività? No. A Dio non servono queste festività, ma Dio le aveva imposte, le aveva proprio imposte, gli aveva detto tu fai così, così, così. A chi servivano allora quelle festività? Servivano al popolo. Al popolo che cosa serviva? Serviva di ricordare che Dio aveva un piano e che il piano di Dio era un piano benevolo. Era un segno, un promemoria, così come noi accendiamo le candele sulla cotta natalizia, che ci ricordava che c'era un piano di Dio e che serviva a ricordare una verità. E forse il popolo, anche noi, possiamo dimenticare del fatto di vivere la nostra vita in maniera frenetica. Allora Dio gli dice un attimo, fermati e fai questa festa. Perché? Perché ti devi ricordare che nel ritmo della vita io devo essere presente tutti i giorni. Un attimo, non è che voglio dirvi che Dio ha istituito le luci di Natale, nemmeno l'albero di Natale, nemmeno il presepe. Però posso dirvi che la luce è un'illustrazione assolutamente biblica, assolutamente, a seconda della versione che avete di traduzione, la parola luce è citata dalle 200 alle 280 volte in italiano e a circa 300 nelle versioni anglosassone. E tutte queste volte, la gran parte, il 90% delle volte, la luce sta lì a significare guida, saggezza, rivelazione. Guardate quello che scrive Paolo ad Efesini. Efesini, capitolo 1, versetti da 15 al 18. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, poiché possiate conoscerlo pienamente, che illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi. Stiamo facendo una serie con Mario dei doni spirituali. Qui c'è un dono spirituale. Guardate, lo spirito di sapienza. Paolo sta pregando che agli Efesini arrivi un dono che sia la sapienza, lo spirito di sapienza. E questa sapienza arriverà attraverso una luce che illumini qualche cosa, che illumini che cosa? Gli occhi spirituali. Gli occhi del vostro cuore, chiaramente il cuore non c'ha gli occhi, però abbiamo degli occhi spirituali per farci avere una eredità. Noi abbiamo una eredità. Ora, sentitemi bene, un'eredità è qualcosa che qualcuno già ha accumulato, no? È qualcosa che c'è, sta lì, è futura, ma c'è. Se tu erediti da tuo padre una somma di denaro, questo che cosa significa? Che tuo padre l'ha accumulata, probabilmente anche per te,
ed arriverà un momento in cui tu diventerai erede, prenderai quella quantità di denaro che tuo padre ha messo da parte in anticipo per te. Già c'è, non è che deve essere stabilita, è sicura, c'è, è in banca. Beh, in banca non è che tanto sicura, però vabbè, lasciamo perdere. È lì, la devi soltanto prendere. Paolo stava dicendo che devi semplicemente vedere una eredità, crederci, la fede, attraverso la fede, conoscerla, lo spirito di sapienza, e vederla, il lume. L'eredità che Paolo vuole che vediamo si chiama, la trovate? L'eredità? Speranza. L'eredità che Gesù ci ha lasciato è l'eredità di speranza. È per quello che celebriamo oggi, questa prima domenica d'Avvento, la speranza. Servirà solo qualcosa che la faccia vedere, la illumini e la riveli. Illumini, rivelazione. A che cosa serve? A cosa si riferiva Paolo quando diceva a queste cose agli Efesini? Non c'è una chiara indicazione che Paolo stesse parlando di un tratto dell'Antico Testamento in maniera specifica. Lui l'Antico Testamento lo conosceva a memoria, cosa che io non faccio, ma c'è un brano che parla di fede, speranza e rivelazione. Si trova al capitolo 9 del libro di Isaia, che lo leggiamo insieme. Questo è un brano famosissimo, Isaia 9, il versetto 1 e 2, poi il 5 e il 7. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitano nel paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia, esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisci il bottino. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero ed una pace senza fine al trono di Davide ed al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà il zelo del Signore degli eserciti. Ecco l'eredità è la speranza. L'eredità che stavamo aspettando è la speranza. Non è scritta nel brano, non c'è la parola speranza, ma Isaia stava parlando a un popolo diviso, a un popolo assediato, a un popolo lontano da Dio, e a questo popolo che disperava lui parla di un futuro glorioso, li porta a sperare. Guardate le parole che usa Isaia, guardate i termini che gli anziani in viola: gran gioia, allegria, esultanza, incremento, pace infinita, diritto, giustizia. Sono tutte qualche cosa che danno una speranza nel futuro, li proiettano non nell'adesso ma nel futuro. E non sarà soltanto per un momento, che ci sarà un momento dove sarà questo e poi non ci sarà più, ma sarà una cosa duratura e per sempre, ora e per sempre, aggiunge Paolo. Mentre leggiamo la profezia di Isaia, non possiamo pensare a chi ha adempiuto venendo nel suo corpo, a colui che ha adempiuto questa profezia. Noi, a differenza delle persone a cui parlava Isaia, siamo maggiormente benedetti del popolo dell'epoca, perché noi quella profezia l'abbiamo veduta adempiersi con l'amore di Gesù, nell'epoca in cui la luce di Cristo ha illuminato l'eredità che si chiama speranza, attraverso una luce che viene dal cielo. Matteo 2, versetto 1 e 2 e poi 9. In quel periodo dei magi arrivarono a Gerusalemme dall'Oriente e chiesero: dov'è quello che è nato per essere re dei Giudei?
Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti qui per adorarlo. Immagino dunque l'ingresso del loro viaggio ed ecco, apparve la stella apparve loro di nuovo e si fermò proprio sulla casa dove era il bambino. È questo quello che c'è dietro la luce del mare. È questo il motivo perché adobbiamo e facciamo tanto splendore. C'è un'eredità, qualcosa che è già tuo, qualcosa che è già mio, che ci appartiene. Basta che tu afferri la rivelazione che Gesù è realmente venuto, la luce che illumina quella speranza. Eccola la rivelazione. Ti voglio domandare, dove sei in questo momento? Come sei in questo momento? Penso che sono un facile profeta, vero? Se dico che questo periodo d'avvento è uno di quelli, è il più brutto periodo di avvento che c'è stato dall'ultima guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale. Sono un facile profeta. È un momento particolare, un momento di paura, frustrazione, tensione, insicurezza, incertezza. In questa situazione noi potremmo disperare. Come era disperato il popolo a cui parlava Isaia? Il popolo a cui parlava Isaia era un popolo disperato perché era sotto assedio, lo attaccavano da tutte le parti, era un popolo diviso. Vorrei vedere assieme a voi un altro brano di Isaia. È un brano che Gesù stesso citerà, infatti adesso vi faccio vedere, si vede un po' piccolo, magari lo leggiamo insieme. Ci sono i due brani a confronto, quello che Isaia e lo stesso brano di Isaia detto da Gesù, ok? È un pochino piccolo e lo vediamo. A sinistra c'è il brano di Isaia. E in pratica Isaia parla, Dio parla per bocca di Isaia, e a destra c'è il brano detto da Gesù. Allora, lo leggiamo in contemporanea. Allora, Isaia dice: ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui ed egli manifesterà la giustizia delle nazioni. Gesù dice una cosa molto simile: ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia delle genti. In pratica, al di là del fatto di qualche piccola variazione che c'è sulla traduzione, dice la stessa cosa. Versetto 2 di Isaia dice: egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade. Gesù dice al versetto 19: non contenderà, né griderà, e nessuno udrà la voce nelle piazze. Per cui in pratica dice la stessa cosa. Versetto 3: non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo la verità. Gesù dice: non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Perfetto. Finché non abbia fatto trionfare la giustizia, che è lo stesso concetto che dice Isaia. Versetto 4: egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la legge. La versione di Gesù dice: e il suo nome, e nel suo nome le genti spereranno. Gesù ha sbagliato. Il versetto di Isaia è un altro. Allora, voi vi immaginate che Gesù, parla Dio, che ha ispirato, ha divinamente ispirato Isaia a scrivere il libro di Isaia, si è dimenticato di quello che ha detto ad Isaia? Non esiste. Se, non è che se lo ricorda male, non penso proprio che Gesù abbia sbagliato. Gesù ha volutamente cambiato quell'ultimo versetto, perché lui ha volutamente cambiato la storia del mondo venendo a Natale. Non a Natale il 25, ma quando sarà venuto. Ma l'importante è che lui ha deliberatamente voluto scendere per venire in mezzo a noi, per essere Immanuele, Dio tra noi. È per questo che quel versetto è cambiato. La frase che dice Isaia è: e le isole aspetteranno fiduciose le sue leggi, che è una frase tipicamente ebraica, che significa: il mondo aspetterà, il mondo aspetta, le isole aspetteranno. Mentre Gesù dice: e nel suo nome, ovvero nel nome di Gesù, le genti speranno.
Ai tempi di Isaia c'era un'attesa fiduciosa. Un'attesa fiduciosa ai tempi di Gesù c'è la speranza dell'eredità. Ai tempi di Isaia c'era un'attesa di qualche cosa che doveva venire. Ai tempi di Gesù c'è qualcosa che è venuto e un'eredità che c'è da prendere, ovvero la speranza. E poiché Gesù è sceso, l'eredità è stabilita e certa, esattamente come l'eredità di un padre che lascia dei soldi ai figli in banca, ritorna a dire non in banca ma sotto un mattone al sicuro, quella è sicura. E l'eredità che ha lasciato Gesù è sicura, c'è la speranza che è sicura. Ecco cosa c'è dietro le luci che ci ricordano la notte in cui è nato Gesù, e ci ricordano che lui è la luce del mondo. Giovanni 12 versetto 8: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Sapete qual è il più grave problema del mondo? Non è il Covid e nemmeno il tumore, e nemmeno il tumore, e nemmeno la guerra, e nemmeno la fame. Il più grande problema del mondo è il fatto che le persone continuino a sperare nelle cose sbagliate, a sperare in cose che non danno alcuna eredità, o danno un'eredità che in brevissimo tempo viene a mancare, viene da mirare. Il potere, il denaro, il sesso, la carriera, oppure la famiglia, i figli, il lavoro, o anche la squadra di calcio, lo sport, il lobby preferito. Intendete, alcune cose di quelle che ho detto sono buone: famiglia, sport, lavoro, sono buone. Ma non danno eredità, non danno eredità. Sono cose temporanee, non c'è un'eredità lì dentro. Il marito di mia cugina, Antonio, era romano, e i romani sono famosi per le battute. E una battuta me la ricordo in particolare, che mi diceva sempre: ricordati, ma la bara non c'ha le sacocce. C'ha le maniglie, la bara non c'ha le saccocce sulle tasche, ma c'ha le manichi, diceva lui il romanesco, c'ha le maniglie. L'eredità del potere, del denaro, di qualsiasi altra cosa in terra, sono maniglie per trasportarti quando ormai sarà troppo tardi. A quel punto è troppo tardi, mi dice, non c'è solo le saccocce dentro la bara. Quello che devi accumulare lo devi accumulare qua per averlo dopo, perché se pensi di metterlo dentro la bara non ti serve, perché ce l'hai in mani per essere trasportato. Sono maniglie per trasportarti quando ormai sarà troppo tardi. Il Covid ce lo sta dimostrando in questo momento. Allora, cosa resta? Cosa c'è dietro le luci? Le luci di Natale ci rammentano che dobbiamo decidere adesso. Devi decidere adesso se inseguire le luci, se inseguire le luci che sono soltanto lampadine, oppure fidarti nella luce di Cristo. Ciò comporta fare come i magi. Che cosa hanno fatto i magi? In base a un segno si sono mossi. E attenzione, i magi non erano credenti, ma hanno visto un segno e si sono mossi. Poi sulla via del ritorno, chissà se un incontro del genere, perché quando tu incontri Gesù è impossibile che tu rimani quello che eri prima. Puoi diventare acerrimo amico, o puoi diventare suo amico per tutta la vita. Fare come no, ma seguire il segno. Allora, un suggerimento per chi deve fare l'albero di Natale, o gli addobbi, o qualsiasi altra cosa tu faccia, o anche se contempli le vie illuminate non fai addobbi a casa tua, fallo con un cuore in attesa, avendo fede nell'eredità, che
che già ti è concessa se hai creduto, oppure che è pronta lì per essere presa se ancora non l'hai fatto, se ancora non l'hai fatto, fallo durante questo periodo di avvento, così da poter celebrare assieme ai tuoi fratelli, alle tue sorelle in Cristo, l'eredità della speranza. Ecco cosa c'è dietro le luci di Natale. Dietro le luci di Natale c'è la speranza. Fermiamoci a pregare. Grazie Gesù della speranza che tu hai portato nel mondo. Grazie della luce che illumina quella speranza. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme queste cose assieme a me nel mio cuore. Signore, io voglio accettare quella speranza, io accetto quell'eredità che tu ci hai lasciato, quell'eredità di speranza che è certa e che non verrà mai meno. Io voglio aggrapparmi alla fede in te, credendo che tu sei realmente venuto una notte di tanto tempo fa in questo mondo per portarmi un'eredità di speranza e di un futuro radioso. Voglio aggrapparmi e vedere queste luci come un simbolo che stanno a ricordarmi di questo evento speciale che ha cambiato la vita del mondo. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo